Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Y la, y la, y la.
Mi sentite? Mi senti? Ah, bene, si sente! Che bella, bella gemma, grandissima! Grande amico mio, Sharder Design! Grandi ragazzi e ragazze, perché Gemma è una ragazza. Hai visto? L'ho messo, Gemma! Volevo fare una livettina ina piccolina con questo gioco che secondo me è bellissimo, ma non ci capirò niente, quindi il purtroppo 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 mitica non c'è la chat alla Xbox Series X e quindi devo dare sempre uno sguardo mitico quando fai una live insieme. Allora, amico mio Sharderino, sai che ho cambiato lavoro ed è un bordello. Però le livettine insieme le facciamo. Le faremo ancora. Lasciami un attimo. Che lavoro fai adesso? Lo stesso, lo stesso. Madonna, che botta. Sono un metalmeccanico. Sono un tornitore a CNC. E dopo 30 anni il mio ex capo ha chiuso e l'ho preso in quel posto, si può dire. E quindi ho dovuto cambiare azienda. Qua però fanno robe più complicate, più grosse. Facciamo le macchine per fare il sapone. Sono macchinari giganteschi. E sinceramente ho dovuto imparare anche parti di macchinari o programmi, un sacco di roba che non facevo prima. Quindi ti dico la verità, mi va un po' in pappa il cervello a volte. Allora non ho neanche voglia di giocare o faccio i video su YouTube. Diario dell'anziano. E niente, così. Ecco qua. Obiettivi, visuale, bla bla bla. Muovi la visuale, ok. Metti il gioco in pausa. Con LB. Imposta la velocità del gioco con quell'altro. Ok. Ciao Gemma! Ciao Mitica! Grazie, grazie, grazie. Entra nella visuale di Ubuntu. Ok. E la mappa del mondo, ok. Torna al villaggio. Questo è un gioco particolare. Apri i dettagli della felicità degli abitanti. Secondo me è questo. È che questi giochi sono più da PC. Dov'è che è? Seleziona la barra in alto con il tastone. Se hanno scassato il joystick, ma hanno scassato i figli. Ma quello lì non mica un tasto. Seleziona la barra in alto con cosa? Ok. Dov'è la felicità degli abitanti? Metabolismo, risorse. Grande Sharder, amico mio. Sarà questa? Insomma, non è che sono proprio felicissimi gli abitantucoli. Quindi come faccio a togliere? Quindi andiamo sotto. E costruiamo le tende. A me piace qua. Sei ne dobbiamo costruire.
Facciamo un po' di privacy, se no. Non mettiamole troppo vicine alla strada. Sto sbagliando i tasti, raga. Vediamo come costruiscono. Però è bello. Non si può girare la visuale destra o sinistra. Questo no. Ma che bella stradina. E per girare? Grande charger. Allora, seleziona la barra in alto. Come si fa a girare la casa? Si può costruire solo così. Secondo me sì, perché questo mi fa su e giù, questo sposta il coso, che l'altro non fa niente, strano. Ok, io direi che siamo veramente a posto. Raccogli 10 unità di legno, quindi raccolta. Bello, l'ho fatto così. Otto tende. Oh, caspita. Sei, nove, ok. Adesso facciamo un'altra tendupola. No, perché non ce li ho. Allora, non so voi ragazzi, ma a me i giochi fatti così mi piacciono veramente un sacco. E con te Carla? No, no amico mio! Al lavoro, siamo troppo presi, Sharderino. Siamo Teach Praise a Laura. È cambiato un po' tutto l'equilibrio di una volta e così. Ma che bellina sta casa qua. Ci hanno fatto qualcosa. Posiziona il raccoglitore di pacche. Non credo che sia questo. Preferisco prendere queste tre. Ok, raga. Intanto questi raccolgono.
serve legno. Priorità massima. Vediamo se le portano qua. Grandi. Cibo. Tanto lui cammina. Beh, comunque è geniale come cosa, mi piace. Mi sta piacendo un botto. Grande Charder! Questi maghisti se lo stanno mangiando. Dispensa. Vedi qua, villaggio, capanna, servizi, cucina. Fattoria, agricoltura, risorse, ombu. Forse l'avevo messa al contrario. Adesso va. Scusate ragazzi, sarà sminchiato qua. Sì, infatti. L'ho messo, adesso funziona. Certo, certo, amico. Grandissimo Shard. Allora, vediamo un attimo. Che cosa sta dicendo questa qua? Cos'è che vuole? Disabilita.
persone. Picconate. Costruisci una fattoria, infatti mi ero perso, ragazzi. Felice. Felice di picconare, bravo. Il campo però è molto bello perché praticamente non fa cose strane, cioè una volta che sgombera basta, può costruire tanta roba. Uno spaccato, poi portano le pietre in testa, con le braccia in alto. Adesso non so se fanno qualcosa questi qui. Ah, ecco cosa devo fare, due condensatori d'aria.
mette i campi da solo? Demolisci, disattiva. C'entra lavoratore. I lavoratori ci sono. Alta. Secondo me il legno... Io metterò un falegname. Stanno portando le pietre perché ce n'era lì. Ah, eccolo qua il condensatore, oh. Bello. Ah, pozzine di acqua. Materiali, dispensa, vedi? È proprio un sacco. Bello, falegname. Felice. Intuitivo, comunque è bello, eh? Allora, prendi la decisione per le... Allora, maestro, una lampeggiante.
Quando in realtà selezionato lo scoprire cosa è successo. Ho incontrato un piccolo gruppo di anomali. No, prendiamo. Tre persone, grandi. Alloggi aggiuntivi. Va bene. Allora,
GTA si fa. Falegname dovrebbe tagliare gli altri. Adesso stanno costruendo le casette e ritornando tutto. Pensavo che era il tagliaboschi. Ho fatto qualcosa, infatti. Oh! Ho costruito! Di ricerca, diciamo solo il tutorial.
settimo giorno, io i tutorial me li faccio proprio scialla scialla. Ci metto una vita a finirli. Pietra, adesso io legno. Attenzione. È molto divertente, molto colorato. Fatto bene, la risoluzione c'è. Bello. Oh! Impiegare due lavoratori come corrieri. Non so se c'ho tempo. Forse c'era. Bello, 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 bello. La mappa. Ah! Quindi lui piano pianino va avanti. Cammina, cammina piano pianino. Anche come cosa è particolare? Bello. Lavoratori come corriere, vediamo. Ho fatto più di uno. Oh, grande Drums. Impiega tre lavoratori come lavoratori generali nella postazione. Ok. Taglia pietre. Ah, ok. Okay. L'ho proprio messo qui che non si può fare. Grande Drums. Vabbè, andiamo da una parte all'altra. Pietre ne abbiamo, quantità industriale. Questi giochi, raga, mi rilassano un casino. Progressi del tutorial al 40%, non so quante ore devo fare il tutorial. Di solito la gente ci mette poco, ci mette una vita. Devo andare.
andare. Ok, ciao Sharder. Ok, vedi, legno. Adesso arriva una pietra e legno è arrivato. Ok. Abbiamo perché la cucina la dobbiamo.
arriviamo a 20 lastre. Qualcuno mi ha spostato le lastre. 10. Abbiamo qualcosa di infinito. Ai lavoratori assegnati agli edifici di ricerca. No. Perché non c'è nessuno? Erano gente? Tre lavoratori inattivi? Ho per caso disattivato. Dai. E vabbè. Ho schiacciato per sbaglio oppure. E qui ci credo che ci metti le. Ci metto le ore, le ore per poter fare le cose. Progressi tutorial 40% e siamo. Ok. Va bene amici, quasi quasi. Costruiamo la cucina e poi schiaffiamo la seconda parte del tutorial nel prossimo video. Sono rimasto fermo un po' con la faccenda che non mi stava cercando. '57, gran pentola, tanta roba da ricercare, eh? Tanta roba da ricercare. Amici e amiche, non riesco a vedere la chat, quindi se siete in live grazie mille. Dopo questo video lo posterò su YouTube, quindi iscrivetevi anche al mio canale di YouTube, mi mando grazie. Sono 4 per, quindi tanta roba di velocità. Cominciamo a costruire la cucina. Dopo arriverò penso al 50%, 44-45% del tutorial. Lo finiamo nel prossimo video. Spero l'audio si senta bene. Sono su Xbox Series X. Sto giocando a questo gioco. Mi sta piacendo tantissimo. Non so se piace anche a voi. Da Game Pass di
non è il pass. Andiamo col medico. Allora, bisogna attivarlo tutte le volte, vedi? Ah no, allora è una cosa proprio del... Ok, costruiamo la PC. Serve legno e asse di pietra. Per fortuna ho messo un sacco di pietra per le asse dell'asse di pietra. E assi di legno, quindi non serve più l'albero. Siamo a un'oretta di video, quindi lo finiamo il tutorial nel prossimo. Infatti sapevo che era 45 minuti. Cibo. Disattiva le bacche per evitare che vengano consumate. Zuppa di barbabietole. Allora, c'è una schermata del cibo. Visualizza effetto di stato nella barra in alto. Effetto di stato della barra in alto. Forse... Oh, sta andando lui intanto, eh? Okay, questa è la ricerca. Pioggia. Abbia abbastanza lavoratori. Se non ce li ha, cosa facciamo? Che fa? Ok. Siamo al 50%. Allora, amici e amiche, io vi saluto, vi ringrazio, salviamo un nuovo file di salvataggio, nome file X Marco Drums City. Ok. Ah.
Perfetto, e torniamo al menu nostro principale, The Wandering Village. Marco Drums Games vi saluta, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo episodio di questo gioco fantastico, tantissimi altri episodi sul mio canale YouTube. Seguite anche il canale Twitch, lascio il link in descrizione per tutti i social. Ciao amici e amiche, anche un commento mi piace, è sempre gratuito. No, sempre gratuito, ma comunque sempre tutto gratuito. Ciao.